Buonasera, siamo la Rocca Malatestiana di Fano per celebrare il ventennale del progetto Nera Mare Blu. Siamo qui con l'ideatore e il promotore, signor Paolo Caroda di Attat. Signor Paolo Caroda, quali sono state le motivazioni che l'hanno spinta a ideare questo gemellaggio tra ragazzi diversamente abili della Germania e dell'Italia? L'iniziativa è partita perché avevo notato, dopo tanti anni del gemellaggio Rastatt-Fano, che i disabili nelle attività e nelle relazioni delle due città erano sempre assenti, inesistenti. Ed allora, siccome io avevo avuto buone esperienze, positive esperienze con il gemellaggio per gli immigrati italiani in Germania, ho pensato che il gemellaggio potrebbe essere valido anche per l'integrazione dei disabili. E così ho dato il via al progetto nel 1997, al progetto Foresta Nera Mare Blu, perché la foresta nera è il simbolo della città di Rastatt e il mare blu è il simbolo di Fano. E quindi è nato questo anche per una metafora, perché se la foresta nera e il mare blu diventano un giorno amici e fanno sbocciare un'amicizia, potrebbe darsi che un giorno anche i normodotati e i disabili si incontreranno e faranno sbocciare un grande amore, per abbattere appunto il muro fra i normodotati e i disabili. È stato pensato di fare questo progetto Mare Blu Foresta Nera. E gli obiettivi che si era prefisso sono stati raggiunti? Beh, senz'altro, si vedono in questi incontri tra i disabili di Rastatt e i disabili di Fano, sempre c'è tanta gioia, c'è ottimismo, ed è l'essenziale che appunto noi vediamo che i valori fondamentali di un gemellaggio, che sono pace, amicizia e solidarietà, sono pienamente applicati in questo progetto. Si potrebbe dire che il progetto Foresta Nera Mare Blu è figlio del gemellaggio tra Fano e Rastatt. Grazie. Prego, volentieri. Buona fortuna. Felice di stare laggiù, meravigliosa.